Da diversi giorni è iniziato il servizio di manutenzione delle strade che prevede la riparazione delle buche secondo delle modalità che sono nuove rispetto al passato. Siamo venuti a dare uno sguardo con le nostre telecamere e ci facciamo anche spiegare il funzionamento di questo meccanismo dall'assessore Maura Fontana. Adesso ad esempio ci troviamo nella zona di Via Piave ed una delle zone che sono state segnalate, avete fatto una prima lista di priorità per così dire sulla base di diversi aspetti. Intanto quali sono questi aspetti e poi come si sta intervenendo? La lista è molto lunga, stiamo dando priorità alle vie che sono maggiormente trafficate e quelle anche che hanno più necessità perché da troppo tempo sono state trascurate. Il sistema prevede un taglio con la taglia asfalto, un approfondimento dello scavo fino al raggiungimento di un fondo solido e poi a secondo lo spessore della buca poi viene posizionato del materiale di diversa natura. Noi lo stiamo vedendo tra l'altro nel frattempo, proprio la descrizione che sta facendo, la stiamo contemporaneamente vedendo con gli operai al lavoro in questo istante. È stato quindi riempito in parte quello che era lo spazio rimasto vuoto in modo tale da poter avere una tenuta migliore, dopodiché? Sì, in questo momento loro hanno posizionato del brecciolino perché siamo andati molto a fondo e stanno posizionando proprio ora, stanno passando un'emulsione che serve da aggrappante per il materiale che andremo a posizionare per i vari strati, che sono entrambi di bitume, quindi asfalto, ma con granulometria diversa, quindi sul fondo andrà una granulometria maggiore e il cosiddetto strato di usura andrà a completare e verrà adeguatamente compattato e sigillato con il nastro di asfalto. Questo cosa dovrebbe garantire in termini di possibile, incrociando le dita, durata dell'intervento? È ovvio che si tratta di interventi temporanei, ma si pensa che saranno più duraturi nel tempo. Questo vuol dire però anche che richiedono una quantità di tempo superiore rispetto a quella a cui siamo stati abituati. Sì, in effetti la squadra ad esempio è qui già da un po', ha predisposto le buche, le ha preparate a questo intervento e mediamente loro trascorrono dalla mezz'ora ai tre quarti d'ora a sito. Erano due buche molto vicine e anziché fare un intervento di sigillatura per ciascuna hanno rettificato e ampliato la zona in modo da renderla anche omogenea con la parte sana residua circostante. Da non addetta ai lavori, un lavoro di questo tipo e quindi anche il fatto di ritagliare lo spazio, di creare una base, una superficie di questo tipo, può rendere più omogeneo il tutto anche in termini poi di percorribilità, di gradevolezza, perché no, del passaggio? Assolutamente sì, ma ripeto, oltre ad essere un discorso anche estetico, ma anche di buona percorribilità, si va a raggiungere, ove possibile ovviamente, la parte sana dell'asfalto con la quale poi noi ricuciamo. Ecco, questo è il momento a cui faceva riferimento lei, dovrebbe essere insomma la fase finale. Abbiamo visto prima il passaggio per appiattire e adesso il nastro per concludere, per saldare. Sì, questo è un nastro a base di bitume che a contatto con l'asfalto caldo si scioglie, creando una sorta di sarcitura fra la parte riparata e quella residua, quella sana che esisteva già. A termine di questo verrà posizionato lo strato finale di asfalto, quello detto di usura tecnicamente, che servirà a una sigillatura definitiva.